Allora, cosa ne pensi? Che cosa vi credete di fare con questo foglietto? Il partito non c'entra niente, vogliamo solo che ci presti il ciclostile. È solo una provocazione, infantile e presuntuosa. Perché non è vero quello che c'è scritto? Che lo vuoi insegnare a me? No, Stefano, non lo vogliamo insegnare a te. Ma ci siamo stancati di aspettare, qua bisogna fare qualche cosa. Sì, bisogna fare qualche cosa, ma non queste sparate velleitarie. La gente avrebbe paura perfino a comprarlo un giornale così. Io non vi capisco. Ma lo sapete quante volte prendiamo a Cinesi? Qualche decina. E voi pensate che con qualche decina di voti ci possiamo permettere di fare la voce grossa? Diventeranno anche meno se stiamo zitti. Oh, piccerino! Guarda che io non sono stato zitto mai! Prendete questa carta e chiedetemi. Stefano, perché questa sezione è vuota? Ti sei chiesto perché i giovani non ci vengono più? E questo non si può fare, quello è avventurismo. E le masse non sono pronte. Qui un compagno impara solo a deprimersi, a sentirsi una sconfitta a vita. State zitto, che dice solo fesserie. La disciplina, l'obbedienza. Hanno deciso così a Roma, hanno deciso così a Palermo. E noi quando decidiamo? Mi ci romperete le corna. Amore, che per te? Stefano, quella poesia di Majakovskij, la tua preferita. Non rinchiuderti, partito, nelle tue stanze. Resta amico dei ragazzi di strada. Dai, ora torna dentro. Va bene? Oh, Moni, ma lo sai com'è papà? No, com'è papà? Un po' antico. Ma non è cattivo. Non è cattivo. È un po' antico. Ma papà non è cattivo. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro. Sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, Dove stiamo andando? Forza, conta e cammini! 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sultano ci abita qua! Parla piano. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi! Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar, alla fine ti sembrano come te! Salutiamo, sultano! I miei ossequi, Peppino! I miei ossequi, Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico, è solo un mafioso, uno dei tanti! È nostro padre. Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un lecca culo! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi. Prima di abituarci alle loro facce. Prima di non accorgerci più di niente. Martina avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. E non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri. Il magistrato lo dice, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano. Oppure come l'editore Feltrinelli, che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali.
Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo peppino impastato? Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura. Perché ci dà sicurezza. Perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nudo mescato con niente. Peppino, sangue è pazzo, ma era uno di noi. No, non era uno di voi. E io vendette non ne voglio. A una sola, amici, e compagne. Tu scordare a Peppino. Noi siamo a casa. La famiglia. La famiglia. Succede. At first just go sleep. Turn the